L'F-15 Eagle venne costruito con l'unico scopo di assicurarsi la superiorità aerea. Nacque negli anni 70, in piena guerra fredda, per contrastare la minaccia dei MiG sovietici. Era il primo aereo in grado sia di colpire l'obiettivo da grande distanza, sia di ingaggiare scontri ravvicinati. È tuttora in servizio e in 30 anni si è rivelato quasi imbattibile nei combattimenti aria-aria. È il termine di paragone in base al quale vengono giudicati i mezzi moderni. L'F-15 è stato impiegato in entrambe le guerre del Golfo e ora è al servizio della Guardia Nazionale dell'Oregon e pattuglia i cieli della West Coast americana per garantirne la sicurezza. Sono Mogas, pilota di F-15 per la Guardia Nazionale dell'Oregon. Fitzgerald, pilota di F-15 per la Guardia Nazionale dell'Oregon. Il maggiore Dale Bennett, nome in codice Mogas, e il maggiore Paul Fitzgerald, nome in codice Snap, sono ex piloti di linea in forza da 3 anni alla Guardia Nazionale dell'Oregon. Sono allerta giorno e notte e si esercitano regolarmente sugli F-15. L'F-15 è un aereo incredibile. Venne progettato intorno agli anni 60, ma prodotto soltanto a metà degli anni 70. È in circolazione da parecchio tempo. È un velivolo potente, costruito per conquistare e mantenere la superiorità aerea. Non ha mai perso una battaglia e credo che continuerà così ancora per molto tempo. Esistono 4 versioni di F-15, tra cui un bombardiere, ma il modello più efficace nei combattimenti è quello pilotato da Mogas e Snap. È molto grande ed è costruito intorno al radar, che si trova sul muso. Questo aeroplano è alto 5 metri e mezzo e lungo 20, coda compresa. In quanto a lunghezza, si avvicina alle dimensioni di un campo da tennis. L'F-15 è stato il primo aereo in grado di eliminare un velivolo nemico da chilometri di distanza. I combattimenti possono essere di due tipi, all'interno o oltre il campo visivo. Nel primo caso usiamo un cannone da 20 mm nell'ala del velivolo. Per gli scontri a distanza utilizziamo i razzi termosensibili. Se si tratta di diversi chilometri, passiamo direttamente ai missili aria-aria avanzati a medio raggio, conosciuti come AMRAAM. Il vantaggio dei missili AMRAAM è che sono in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo lontano e di frantumarlo. L'F-15 è dotato di 2 motori molto grandi che producono una spinta di 21.100 kg che consente all'aereo di raggiungere i 3.000 km orari. La spinta prodotta da questi motori ti consente di arrivare a destinazione in un lampo. Il rapporto spinta-peso degli F-15 è molto vantaggioso, in quanto non consente soltanto di effettuare una virata velocemente, ma anche di sostenerla in combattimento. Per riuscire a mettersi in coda a un nemico ed eliminarlo, sono necessarie 3 o 4 virate di 360 gradi. Solo così è possibile agganciarlo e fare fuoco con il cannone o sparargli contro un missile. Virare a velocità elevata sottopone il pilota a enormi pressioni chiamate forze G, dove un G corrisponde alla normale forza gravitazionale. Il peso di un pilota si moltiplica per il numero di G della forza a cui è sottoposto. 6 G e mezzo. Con una forza di 6 G e mezzo, un pilota di 76 kg avrebbe l'impressione di pesare quasi 500 kg. Per far fronte alle sollecitazioni della forza G, ci hanno dotati di un equipaggiamento speciale. Prima di tutto la tuta da combattimento, che consente di mantenere la propria pressione nella cavità toracica, permettendo così al sangue di affluire alla testa. Di questa tuta fanno parte i pantaloni antigravità, che permettono al sangue di scorrere dal torace alla testa e gli impediscono di defluire da essa, consentendo al pilota di vedere e pensare lucidamente. Senza questi accorgimenti si rischiano alcuni problemi alla vista, seguiti da brevi periodi di incoscienza.
Non è consigliabile perdere conoscenza mentre si pilota un aereo. I piloti indossano anche un casco con una maschera d'ossigeno in caso di depressurizzazione della cabina. Tuttavia, anche l'F-15 comincia ad avere i suoi anni. Effettuando manovre estreme, è sottoposto a enormi sollecitazioni. Ed è necessaria una manutenzione costante. Ma non c'è solo il pilota. Dietro a ogni F-15 opera un team composto da una trentina di uomini altamente specializzati che permette all'aereo di volare.